Io sono l'architetto Camilla Cianci e sono responsabile tecnico per l'Axella per il Centro Italia. Chi è l'Axella? L'Axella non è nient'altro che un protagonista a livello mondiale di produzione e commercializzazione di calcestruzzo areato e autoclavato. Siamo presenti in 16 paesi con oltre 75 stabilimenti produttivi. In Italia rispettivamente ne abbiamo due, uno in provincia di Piacenza e uno in provincia di Potenza, quindi andiamo a coprire tutto quanto il territorio italiano. Cos'è il calcestruzzo areato autoclavato? Non è nient'altro che una miscela di acqua, sabbia, cemento, calce e un piccolo agente espansivo. Un metro cubo di queste materie prime producono 5 metri cubi di prodotto finito. Cosa vuol dire? Che all'interno del nostro blocco sono presenti 20% di materie prime e 80% di aria. Come potete vedere nell'immagine in alto a destra, infatti all'interno del nostro materiale sono presenti, rimangono incastrate nella fase di lievitazione delle microbolle d'aria. Queste microbolle d'aria conferiscono al materiale un ottimo potere isolante e dopo andremo a vedere. Non è un materiale che nasce oggi, ma nasce ben 100 anni fa. L'architetto Ericsson, a causa di una carenza di legno in Svezia, decise di brevettare questo materiale, conferendogli un'ottima resistenza a compressione grazie alla decisione di utilizzare l'autoclave per comunque la, diciamo, cottura del materiale. Questo materiale, oltretutto, a differenza del legno, è resistente al fuoco e resistente all'acqua, quindi diciamo che garantisce anche delle prestazioni migliori. L'Axella ha al suo interno due marchi, il marchio Multipor che riguarda la sfera degli isolanti, diciamo, quindi di pannelli isolanti, e il marchio Itong invece che riguarda tutta quanta la sfera di blocchi, tramezze, divisori tagliafuoco e tamponature esterne. Si parla di sistema, quindi all'interno del sistema sono presenti tutti quanti gli elementi, quindi tutte le tipologie di pannelli con malte, collanti e rasanti, e per quanto riguarda gli elementi del sistema Itong sono presenti tutte le tipologie di blocco per la realizzazione comunque di un edificio, comprensive di malte, collanti, rasanti e intonaci. Per quanto riguarda il marchio Multipor abbiamo diversi pannelli, possiamo andare a realizzare con il Multipor M3 cappotti esterni, gli spessori variano da 5 a 30 cm, possiamo realizzare solamente interni e entrato a solaio con il Multipor M4, gli spessori vanno dai 6 ai 20 cm, come abbiamo delle, diciamo, soluzioni un po' più di nicchia come la soluzione antimuffa con degli spessori che variano dai 2 ai 3 cm perché comunque sono quelli necessari per andare comunque a agire su dei muri ammalorati, e isolamento di muri ammalorati con il Multipor Exalterm. Questo ci, in due spessori 6 e 8 cm ci dà la possibilità di dar vita di nuovo a degli ambienti che sono soggetti da umidità di risalita. E questo materiale è un materiale innovativo, funziona come gli intonaci macroporosi, solo che a differenza degli intonaci macroporosi, avendo uno spessore 6 cm, garantisce anche un isolamento termico del muro, quindi anche una maggior durabilità. Per quanto riguarda il sistema Itong, invece, abbiamo blocchi per realizzare divisori classici interni, divisori acustici, con uno spessore di 26 cm riusciamo a raggiungere un abbattimento acustico di 65 decibel, 64 con l'inserimento, cioè con le tracce impiantistiche, perché essendo un materiale tutta massa, ovviamente non fa perdere comunque molto l'abbattimento acustico della parete nel momento in cui andiamo a realizzare le tracce. È possibile realizzare oltretutto dei muri tagliafuoco, in quanto il nostro materiale già dallo spessore 8 cm garantisce una prestazione di resistenza al fuoco I120. Tutti i nostri materiali sono resistenti al fuoco, sia il Multipor che tutti quanti i blocchi. Sono materiali minerali, quindi non prendono fuoco. Il nostro cavallo di battaglia è la muratura di tamponamento esterno monostrato. Abbiamo in diversi spessori, 36, 40, 45 e 48, partiamo da una trasmittanza termica di 0,19, quindi da 0,19 arriviamo fino a 0,15, quindi andiamo a coprire tutte le zone climatiche di tutta quanta Italia. E abbiamo degli sfasamenti anche molto importanti che partono da 14 ore fino ad arrivare comunque a 20 ore. E è un materiale molto leggero perché pesa 300 km cubo, abbiamo visto prima che è composto dall'80% di aria, e la sua posa avviene, può essere posato su qualsiasi tipologia di struttura, quindi acciaio, calcestruzzo, strutture in legno. Si posa
a filo interno del pilastro con uno sbalzo, quindi si lasciano, si lasciano a vista i ponti termici, che possono essere corretti con il nostro pannello multipor. In questo caso avete una superficie omogenea composta comunque dallo stesso materiale su cui è possibile andare a fare una rasatura. Questo cosa comporta? Avere un materiale comunque leggero e antisismico, un materiale 100% naturale, quindi ovviamente è un materiale anche ecosostenibile, veloce ed economico, perché andiamo a eliminare diversi passaggi comunque in cantiere, un ottimo isolamento termico estivo e invernale, che non è da poco, perché è facile isolare l'invernale ma non è facile isolare l'estivo. Una migliore tenuta all'aria, perché è un materiale tutta massa, quindi è un'ottima prestazione anche questo, resistente al fuoco in facciata e una facciata comunque robusta e duratura, perché è un materiale che ha una durabilità illimitata nel tempo. Cosa vuol dire progettare gli edifici del futuro? Noi li abbiamo voluti racchiudere in 4S, quindi edifici sostenibili, salubri, semplici e sicuri. Cos'è un edificio sostenibile? La sostenibilità di un edificio si vede già a partire dalla produzione, quindi già nel ciclo produttivo. Il Politecnico di Milano ha messo a confronto i vari sistemi che ad oggi sono più utilizzati sul territorio. Come possiamo vedere, per l'impiego comunque di energia che viene utilizzata, come possiamo vedere il nostro sistema è quello che utilizza meno energia, allo stato, al momento uno in cui viene prodotto. Cosa succede dopo 100 anni? Il nostro materiale ha una durabilità illimitata nel tempo. Se andiamo a prendere un laterizio e il cappotto, ovviamente verrà incrementato del più 300%, quindi è importante anche valutare la durabilità degli elementi che noi impieghiamo sui nostri edifici, e questo vuol dire comunque sostenibilità. Sostenibilità anche riguardo comunque il ciclo della CO2. Uno studio riporta che la CO2 viene assorbita dal calcestruzzo cellulare durante la fase dell'edificio e rimane incastrata all'interno dell'edificio, quindi comunque è un materiale sostenibile. Tutti questi studi sono riportati, tutti questi numeri sono riportati su della documentazione che è possibile scaricare direttamente dal nostro sito. Importante anche in termini di CAM, viene riportato a agosto che devono essere inseriti comunque dei materiali riciclati all'interno comunque dei materiali. Il nostro materiale ha un elevato comunque percentuale di materiale riciclato, sia dei blocchi sia malte e intonaci, anche se le malte e intonaci ancora non sono inserite all'interno dei decreti, ma usciranno successivamente. Anche questi certificati sono scaricabili tranquillamente dal nostro sito. Sostenibilità vuol dire anche tenuta all'aria. Un materiale tutta massa ha un'ottima tenuta all'aria, infatti il nostro materiale, a differenza ad esempio del laterizio, ha una tenuta all'aria maggiore. Salubrità vuol dire comunque realizzare edifici che siano esenti da sostanze nocive, quindi esenti da VOC e da COV, ma oltretutto andiamo a garantire anche una durabilità illimitata del tempo. Cosa vuol dire costruire un edificio salubre? Un edificio in cui si può vivere comunque con cui si può vivere con benessere. E cosa necessita un edificio per viverci in modo comunque salubre? Un basso assorbimento d'acqua, un'elevata traspirabilità, e il nostro materiale ha un'elevata traspirabilità perché ha una MUD 5, un isolamento termico, quindi un'ottima conducibilità termica, un'inerzia termica e l'isolamento acustico. All'interno del nostro materiale sono racchiuse tutte queste caratteristiche. Sicurezza. Termini di sicurezza, parliamo di antisismico, in questo caso ci troviamo ad Amatrice con il sisma del 2016, sono due palazzine che sono vicine, una è l'Hotel Roma e una è un edificio residenziale. L'Hotel Roma ha collassato e era realizzato con il laterizio. L'edificio realizzato con il calcestruzzo cellulare ha subito forti lesioni, però non ha collassato. Questo non per dire che noi siamo migliori degli altri, ma all'aumentare in zone sismiche, all'aumentare del peso sul solaio, l'accelerazione sismica fa sì che comunque la parete viene espulsa prima fuori dal piano. Per questo comunque alleggerire comunque il peso sul solaio in zone sismiche rende anche un edificio che diciamo è antisismico, anche se c'è un po' un gioco di parole. La sicurezza anche in termini di antincendio. Abbiamo visto che a Milano, proprio praticamente poco tempo fa, nel 2021, ha preso fuoco un grattacielo. Quindi utilizzare dei materiali che siano resistenti al fuoco in facciata è importante, perché comunque sono edifici dove poi andiamo a vivere noi o dove andiamo a lavorare noi.
I nostri materiali già dallo spessore 8 cm sono I120 e abbiamo tutti i certificati sempre scaricabili dal nostro sito, o comunque potete chiedere a noi tecnici, e con cui è possibile realizzare quindi qualsiasi tipologia di compartimentazione. Ultimo, ma non per importanza, la semplicità. Diciamo che questo riguarda anche noi progettisti, noi architetti, no? Einstein diceva che tutto dovrebbe essere reso più semplice possibile, ma non più semplice in quanto andare a realizzare un qualcosa comunque che non abbia un senso. Cioè, comunque la semplicità è un qualcosa che su cui si può valutare il causa-effetto nel tempo. Più è complicato e più è difficile capire che tipologia di manutenzione possiamo andare a fare. La semplicità vuol dire anche per noi progettisti un dettaglio tecnico. A sinistra abbiamo un monoblocco, cioè un monostrato, a destra abbiamo l'aderenza e il cappotto. Comunque andare a valutare cosa succede in tutti questi nodi, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione, è più complesso. Semplicità vuol dire anche avere tutti gli elementi del sistema, quindi blocchi, architravi, elementi di rinforzo, attrezzi di posa, malte specifiche, quindi poter avere a che fare con un solo fornitore, un solo produttore. Il nostro sistema viene posato con un giunto sottile, quindi è estremamente semplice, tramite una cazzuola, è possibile, delle maniglie di sollevamento, è possibile posare i nostri blocchi con un incastro maschio-femmina, quindi è estremamente semplice. Quali sono i vantaggi del giunto sottile? Un'elevata resistenza meccanica, isolamento termico e acustico, perché andiamo a eliminare totalmente i ponti termici e acustici che si ritrovano nei ricorsi di malta. Velocità di posa, un cantiere più semplice e pulito, oltre ad avere una planarità maggiore delle pareti, che ci dà la possibilità di andare a fare delle rasature sottili e quindi di ultimare ancora prima il nostro fabbricato. Gli edifici in ZEB, cosa vuol dire? Nel XIX secolo i nostri edifici erano privi quasi di impianti, nel XX secolo abbiamo caricato i nostri edifici di impianti, oggi cosa ci chiedono? Di ritornare indietro, quindi di riportare comunque a degli edifici passivi. Come si può fare? Creando un involucro altamente performante, eliminando i ponti termici e garantendo all'edificio un'ottima tenuta all'aria. Questo ci basta per vivere bene all'interno del nostro edificio, senza grandi impianti. Alla fine la semplicità cosa vuol dire in un percorso comunque di progettazione e realizzazione di un edificio? Per il progettista con il nostro materiale sono due linee, per il termotecnico è valutare una sola tipologia di materiale, per l'ADL controllare un solo certificato e per l'impresa una sola lavorazione. Quindi abbiamo reso tutto il processo produttivo di un edificio notevolmente più semplice. Con il nostro sistema quindi possiamo avere dei valori di trasmittanza termica molto bassi, dei valori di trasmittanza periodica molto bassi, ma degli ottimi valori di tenuta all'aria, permeabilità al vapore e igroscopicità. Quindi cerchiamo di racchiudere tutto ciò che è il benessere di un edificio. Tutto questo porta da A a B con semplicità, con un solo materiale. Sul nostro sito, oltretutto per voi progettisti, abbiamo tutte le librerie BIM, che potete scaricare, quindi abbiamo tutti i disegni di VG, i dettagli di VG e librerie BIM per a vostro supporto, ed è possibile scaricare sempre dal nostro sito tutte le nostre brochure, i nostri certificati liberamente. Sul territorio siamo presenti noi tecnici di area e abbiamo anche comunque dei tecnici di sede che ci supportano, quindi per qualsiasi informazione ci trovate qui fino a stasera, e se poi avete altri dubbi possiamo prendere degli appuntamenti o potete confrontarvi comunque con noi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, complimenti.